Nel gioco dell'alternanza oggi siamo ospiti di un esponente dell'opposizione in Consiglio Comunale, il dottor Luca De Marco, in forza al PDL di Saronno, e con lui parleremo, come di consueto, prima della vita privata e poi anche di questioni politiche, anche perché lei è stato ex assessore, è stato anche presente ovviamente nella Giunta Gilli, e capogruppo consigliare di Forza Italia e ha ricoperto anche numerosi incarichi nel corso degli anni passati, quindi poi parleremo sia della sua esperienza politica che magari di qualche considerazione sull'attuale amministrazione. Però prima di parlare di questo, come dicevo, ci soffermiamo un po' sulla sua vita e come di consueto io lascio la parola al nostro gentile ospite per darci qualche informazione di più su di lui. Grazie, buonasera a lei e agli ascoltatori della Web TV. Io sono nato 42 anni fa a Salerno ed è una notazione curiosa la mia, perché sono nato in una clinica privata. Nel 1969 non tanti nascevano in una clinica privata che si chiamava, ahimè, Villa del Sole. Però purtroppo non c'è più, mi hanno detto, no? Per cui già nel nome, perché mi chiamo Luca, che vuol dire luce, Villa del Sole. Non so se c'è nel nome un destino, ma comunque spero sia avvenire un po' più luminoso. E quindi questa è la collocazione di nascita. A Salerno ci sono solo nato, francamente, no? Perché mia mamma, dopo due figli maschi nati in casa, decise che forse il terzo, avendo anche un'età un po' avanti negli anni, era il caso di farlo nascere un pochino più protetto, no? Perché io ho due fratelli più grandi che hanno 57 quasi e 52 anni, quindi ero il terzo, quindi il mio primo fratello è classe 54, il mio secondo fratello è classe 60. Per cui mia mamma nel 69 decise che forse era il caso, a 40 anni, avendo il terzo, di essere un pochino meno avventurosa nel parto, diciamo così. E ho vissuto però, a Salerno ci sono solo nato, ma ho vissuto fino a 19 anni ad Agropoli, che è una cittadina sul mare. Per cui se la prima parte riguarda un po' l'aspetto privato, io posso dire di essere uno di quelli fortunati nella mia infanzia perché andavo a scuola guardando il mare, cosa che tutto sommato non è da tutti, almeno da queste parti, no? Ed è un bel viatico, ecco, ho fatto le scuole ad Agropoli, quindi in provincia di Salerno, a circa 1.000 km da qui, che è venuta indirettamente agli onori della cronaca, anche se non proprio Agropoli, perché è un posto molto carino, molto molto bello sul mare, famoso non tantissimo, perché è più famosa la città prima, che è Paestum, dove ci sono i famosi templi della Magna Grecia, è tutta una tradizione ed una storia incredibile dal punto di vista culturale, di tradizione. Agropoli praticamente segue. E dopo Agropoli c'è un paesino che è diventato famosissimo negli ultimi tempi per merito del cinema. Infatti, Benvenuti al Sud, che è un film che è uscito l'anno scorso, di cui c'è stato anche un sequel, Benvenuti al Nord, è girato a Castellabate, che è il paese dopo Agropoli, dopo il mio, tant'è che in alcune inquadrature si vedeva la punta della spiaggia dove comincia poi di fatto il mio paese. Quindi questa è la mia infanzia, scuole elementari, medie e liceo fatte in provincia di Salerno. Poi arriviamo velocemente, diciamo così, al 1988, dove mi sono trasferito qui per motivi di studio. Infatti ho fatto l'università a Milano e quindi ho lasciato il nativo Borgo Selvaggio di, come diceva il poeta, per intraprendere un percorso di vita che poi stabilmente mi ha collocato qui. Però torno spesso, quando mi è possibile, al mio paese natale, al mio vecchio paese, dove ho conservato tante amicizie, anche se è un po' un destino di tanti che nascono in un posto e si trasferiscono in un altro posto per motivi di lavoro, magari prima di studio, che diciamo difficilmente poi ci si ritrova tutti insieme. Non tanti dei miei compagni di scuola, dei miei vecchi amici sono rimasti ad Agropoli, molti hanno preso delle vie differenti e vivono altrove. Però qualche volta, quando si riesce, l'estate soprattutto, è un momento di ritrovo,
vecchi amici ormai quarantenni che tra qualche tempo hanno anche in animo di festeggiare i 25 anni della maturità, il che è uno di quei segni terribili che il tempo passa inesorabile per ciascuno di noi. E insomma, questa è un po' la vicenda, diciamo, legata alle mie origini. No, il trasferimento a Saronno non è casuale perché c'è almeno negli anni addietro c'è stato un bel solco di agropolesi che si sono trasferiti a Saronno. È legato un po' ad una vicenda, per come me l'hanno raccontato, un po' curiosa, perché pare che uno dei parroci negli anni 30 di Agropoli fosse originario di Saronno. E quindi il filone probabilmente ha avuto origine da lì, no? Perché sapete che nel sud Italia le condizioni di lavoro ed economiche erano molto più arretrate rispetto al nord Italia, per cui l'immigrazione è stata sempre un fenomeno consueto e la scelta di questa meta è stata probabilmente, almeno nel pensiero dei primi, probabilmente suggerita dalla provenienza del parroco. E ho seguito fondamentalmente la scia del mio primo fratello e del mio secondo fratello, che sono ingegneri e che qui hanno poi trovato collocazione lavorativa, professionale, imprenditoriale. Quindi, se mi si chiede perché Saronno e non altri posti, è legata ad una vicenda familiare, alla mia famiglia, che poi con me è venuta anche mia mamma. Io non ho mio padre dal 1984, quindi tutta la famiglia si è riunita, diciamo, a Saronno e viviamo qui ormai io da 24 anni. Quindi qui dicevo che ho fatto l'università, mi sono laureato, faccio il commercialista qui a Milano e qui poi mi sono sposato con una ragazza del nord, quindi abbiamo un matrimonio misto. Ho due bambini, mia moglie si chiama Emanuela, ho due bambini, Mattia di 10 anni e Beatrice di 6 anni. E parlando del privato, le tradizioni, le culture, le differenze di opinioni, nord-sud, io proprio quotidianamente le vivo attraverso il confronto con la mia famiglia, diciamo, la mia famiglia strettamente parlando, no? Perché noi siamo una famiglia un po' più allargata, con i miei fratelli soprattutto, e quindi il nostro è un'unione felice nord-sud, costruita in ben 12 anni e mezzo, no? Quest'anno, spero di non sbagliare la data, perché poi le donne sono sensibili a queste cose qua, ecco, no? Manderemo una copia Esatto. Sì, riservata a sua moglie. no, 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 sono 13 anni. La data è un po' funesta, ma in anticipo, perché mi sono sposato l'11 settembre, no? Quindi questo però era il 99, meglio dire. Quindi nel 2001, poi sapete tutti, sappiamo tutti cosa è la tragedia che è successa, quindi io il mio anniversario di matrimonio lo festeggio il giorno delle Torri Gemelle. Quindi fondamentalmente, francamente, non lo festeggio, no? Per cui, sai, perché comunque è così. E sono 13 anni, sono venuti due bellissimi bambini, per fortuna, e ormai il primo, e anche questo è un segno del tempo che passa, l'anno prossimo andrà in prima media. No? Quindi è un aspetto interessante e divertente della vita anche quello, perché cominciano ad avere i bambini di 10-11 anni la propria personalità attraverso il confronto, le richieste, le domande e certe volte anche lo scontro, perché poi si affermano al mondo anche così, anche scontrandosi un pochino. Per fortuna il mio ancora non tanto, devo dire la verità, però si intravede qualche elemento In particolare. fase preadolescenziale Eh che sì, sta per eh arrivare sì, alla eh tempesta. sì, eh sì. Tant'è che mia moglie spesso dice, accidenti, prima avevo un adolescente e due bambini, adesso comincio ad essere due adolescenti e una bambina. Ed è fortemente preoccupata di questo, però tutte le mogli ritengono i propri mariti adolescenti, quando conviene, no? E poi uomini quando conviene, perché c'è sempre così, nella dialettica matrimoniale funziona sempre in questo modo. Quindi questa è la mia famiglia, la mia vita, io faccio il commercialista e ahimè, questo per me è un periodo bello carico, bello caldo, no? In realtà la professione è francamente diventata molto complicata negli ultimi anni, molto articolata,
molto legata a tanti, troppi forse adempimenti in funzione tributaria, per cui si fa veramente fatica ogni giorno quindi a fare questo mestiere che è molto complicato e difficile sotto tanti aspetti, come credo lo siano tutte le professioni, anche se oggi forse non c'è niente di facile, però visto i tempi che viviamo, vista la nostra crisi di sistema e di paese, la mia professione oggi è, diciamo, molto, 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 molto delicata, sia nei contenuti che nell'approccio e nei rapporti con i clienti, perché poi alla fine chi svolge il mio lavoro è in prima linea rispetto alle situazioni di difficoltà che il mondo dell'impresa oggi vive. Difficoltà che posso assicurare sono terribili sotto tanti aspetti. Mentre una volta la preoccupazione dell'imprenditore era, visto il mio utile, ecco, cosa faccio per legittimamente ridurre il mio carico fiscale, oggi la preoccupazione dell'imprenditore è, viste le mie perdite, come faccio a fine mese a pagare gli stipendi, come faccio a mandare avanti la mia azienda, vista anche la situazione generale di crisi del credito. Quindi mi trovo, ecco, secondo me, in una linea di frontiera molto, 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 molto delicata e molto a contatto con situazioni che si sono avvitate negli ultimi 2 o 3 anni in maniera, in alcuni casi, anche drammatica. Le cronache, per fortuna, la cosa ci riguarda personalmente, non mi tocca dal punto di vista umano, personale, però vedo anche situazioni molto molto difficili altrove, francamente, quindi anche questo è un motivo di attenzione, di sensibilità ulteriore, nonché di preoccupazione. Intende soprattutto quegli episodi che poi portano a determinate situazioni. Purtroppo anche oggi ci sono state altre notizie di questo tipo, Certo, imprenditori che non ce la fanno, insomma, arrivano alla soluzione più drastica. certo. E noi come professionisti nel mio settore ne veniamo a conoscenza di queste situazioni, diciamo, dal punto di vista dei conti e dei bilanci durante il percorso. Poi io, francamente, le motivazioni per cui una persona diventa o comunque sceglie gesti estremi sono secondo me sempre molto articolate, sempre molto difficili anche da comprendere, anche per le persone che sono più vicine, i familiari più stretti. Sono gesti estremi davvero terribili, però posso assicurare che nel mio lavoro le cose sono molto cambiate, vedendo la situazione nell'arco di 3 o 4 anni, e credo che una soluzione a questo stato di cose ormai non sia più procrastinabile, ormai debba essere cercata con una certa rapidità, altrimenti ne va delle persone, ecco, ed è una cosa drammatica sotto tanti aspetti. Indubbiamente. E io volevo chiedere, visto che diceva appunto c'è stata questa virata in negativo, soprattutto negli ultimi anni, e che investe poi anche la sua professione, e se lei in precedenza aveva pensato di fare magari tutt'altro nella vita e poi si è ritrovato a scegliere questa professione, oppure se l'aveva già programmata. Ma sai, è difficile da dire cosa avrei fatto alternativamente nella mia vita. Io, francamente, ci sono delle giornate dove dico: ma non può essere questo il contenuto del mio lavoro, non può essere solo questo. Altre invece dove effettivamente faccio delle cose interessanti che mi piacciono, che mi incuriosiscono intellettualmente, e quindi sono delle belle giornate da questo punto di vista. Non lo so cosa avrei diversamente potuto fare. Io, francamente, andando un po' nel privato, avrei voluto forse, ma questa è una passione che ho un po' coltivato negli ultimi anni, avrei voluto forse scrivere. Ecco, quello mi diceva il mio professore, il mio maestro, perché all'epoca c'erano i maestri alla scuola elementare, che avevo un bel talento nello scrivere, nella scrittura, cosa che spero di aver conservato ancora oggi. Francamente, se devo parlare un po' dei sogni che avrei avuto in alternativa rispetto alla concreta e brutale professione attuale, ecco, avessi potuto
o meglio, lasciando, ecco, facendo un esercizio solo legato al sogno, ecco, mi sarebbe piaciuto magari scrivere qualcosa. Potrebbe essere magari una cosa che tornerà a galla magari più in là. Ma sa, le parole sono sempre all'ordine del giorno, sono sempre attuali e sono comunque usate molto nel mio lavoro, per cui l'allenamento, una volta alla penna, adesso invece alla tastiera del computer, è una cosa che diciamo si mantiene, si coltiva. Mettiamola in questi termini, se mi immagino, che ne so, la scrittura come la meta, che ne so, di un sogno, diciamo che la professione è un po' come l'andamento di corsa verso questo obiettivo, no? Quindi mi godo la corsa perché comunque mi piace, non tutti i giorni, francamente, ma credo che poi nessuno si diverta tutti i giorni col proprio lavoro, no? Proprio, è quelli che lo dicono, secondo me, ogni tanto mentono un po', perché siamo alla fine esseri umani, e viviamo anche noi di emozioni, quindi certi giorni le emozioni sono positive, certi altri negative, fa parte dell'andamento dell'anima di ciascuno, per cui anche il più entusiasta della propria vita certi giorni la vede nera, come anche nel più, come dire, oscuro pessimismo c'è sempre chi riesce ad accendersi un barlume di speranza, quindi le due cose sono l'una e l'altra in ogni persona. Per cui non lo so, forse ecco, se posso parlare di un sogno, magari, o di un'alternativa, magari avrei fatto questo qua. Non certo il medico, perché sono assolutamente incapace di immaginarmi a sferruzzare, assolutamente, no? Non ho una grandissima manualità, ecco. Citato il medico, forse magari la mamma voleva. No, mia mamma ogni tanto mi diceva che avrei dovuto fare il dentista, secondo lei, però. No, 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 io per esempio, parlando del privato, della mia famiglia, io direi ho due fratelli, sono entrambi ingegneri, e in particolare il secondo, che si chiama Carlo, è uno in grado con le mani, di aggiustare qualunque cosa, una sua inclinazione da piccolo. Io ho fatto l'ingegnere edile, ma quello era il suo percorso, no? Perché era in grado, fin da ragazzino, di metter mano a qualunque cosa di meccanico e di renderlo perfettamente funzionante anche nella situazione più drammatica e devastata. E io questa capacità ce l'ho infinitamente minore, anzi proprio pochissimo, mi applico anch'io quando debbo, ecco, però non è la mia passione. Ecco. Se devo dedicarmi al di fuori del mio lavoro, per esempio, mi dedico alla lettura, oltre a fare un po' di sport, che a 42 anni è necessario non tanto per il fisico quanto per la salute. Quindi sono più portato per la lettura, l'analisi, e meno rispetto per esempio a mio fratello, che è in grado di aggiustare qualunque cosa. Lui avrebbe potuto fare qualunque cosa, avesse richiesto un'abilità mentale e manuale, l'avrebbe potuta fare. Avrebbe potuto fare tranquillamente anche il chirurgo, perché mettere le mani come sa fare lui è una cosa assolutamente, secondo me, fuori dal, cioè, non dico fuori dal comune, ma quasi. Mentre invece il mio primo fratello, anche lui come me, è più portato, secondo me, ad una visione un po' più ampia, ma meno pragma, non meno pragmatica, ma meno manuale, ecco, rispetto alle cose. Infatti lui è un progettista, mentre l'altro si occupa di costruzioni vere e proprie, quindi uno costruisce, l'altro progetta. C'è una bella sintesi tra i due. E mi stava dicendo che preferisce più l'analisi e mi ricollego a questo per iniziare a parlare di questioni politiche e virare un po' la discussione sull'amministrazione della nostra città. E mi tornano in mente alcuni suoi interventi in consiglio comunale, anche in questi primi 2 anni di amministrazione Porro, che lei ha sempre mirato a dare forma a quelle che erano le discussioni, i vari argomenti in discussione, le varie delibere, e molte volte ha portato proprio le cifre alla mano per dare senso al discorso che si faceva. Lei cosa può dire riguardo all'azione dell'amministrazione in carica, anche in considerazione del momento contingente?
faccio parte dell'opposizione, quindi sarebbe per me molto facile sparare a zero contro la maggioranza in carica e credo che sia anche un esercizio che probabilmente in altri tempi chiunque avrebbe fatto, ma credo che i tempi oggi siano differenti e che ci voglia molta responsabilità. L'amministrazione in Porro si trova a gestire la città in un momento largamente difficile per le finanze locali, non per demeriti del comune di Saronno, questo è bene che i cittadini lo sappiano, qualunque sia il colore politico, ma perché noi ci troviamo ad affrontare la crisi del debito sovrano, del debito nazionale più grave da quando probabilmente esiste l'euro, ma credo anche negli anni addietro. Per cui l'azione dei sindaci a livello locale è fortemente ristretta, i margini sono fortemente ridotti dall'attuale situazione di crisi a livello generale. Questo non vuol dire però, poi dopo ci arrivo, però basti pensare che per esempio, forse non tutti i cittadini lo sanno, ma se ne stanno accorgendo in questi giorni, che la famigerata IMU è un'imposta che sul modello F24 di pagamento ha due codici, no? Uno è il tributo che va allo Stato e uno è lo stesso tributo che va al Comune. Per cui anche un'imposta che si chiama municipale propria diventa un'imposta statale per una buona parte e questo già riduce i margini di autonomia dei sindaci, che hanno dovuto fare la faccia, come dire, ci hanno dovuto mettere la loro faccia rispetto ai cittadini, ma una buona parte dell'IMU va allo Stato centrale. Per cui tutte le amministrazioni, ovviamente l'amministrazione di centro-sinistra non fa ovviamente eccezione, si trovano a dover fronteggiare questo problema. Però, fatta questa doverosa premessa e detto questo, torno a bomba alla sua domanda. Vede, quando Porro è stato eletto con tantissime aspettative. Dal popolo di centro-sinistra saronnese, però dalla città, perché poi quando un sindaco diventa tale, da candidato diventa il sindaco di tutti. Per cui le aspettative rispetto a questa città che veniva da un anno di commissariamento erano tante. E a distanza di 2 anni io credo che ci siano tante cose che probabilmente non sono state mantenute, tanti di quei sogni che erano stati il leitmotiv della campagna elettorale che non si vedono nemmeno abbozzati. Cifre alla mano se ne potrebbero citare alcune di cose. Noi in Consiglio Comunale abbiamo sempre cercato, almeno per quanto mi riguarda, ma vedo anche i miei consiglieri del Popolo della Libertà, sempre di essere propositivi perché non puoi, in primo luogo per abitudine mentale, fare una critica senza proporre una soluzione, questo è un po' il nostro stile, e secondo abbiamo governato noi 10 anni, quindi voglio dire non è che dall'oggi col domani, almeno io personalmente non me la sono sentita, la città era bellissima quando c'eravamo noi, adesso è bruttissima perché ci sono loro, quindi questo non credo che sia una cosa che è nell'ordine della realtà. Però quando si vota sempre per il futuro, alla fine che se ne dica, uno può aver amministrato bene o male per 10 anni e può essere riconfermato o mandato a casa, non perché i cittadini elettori ricordino solo la passata amministrazione, no, ma perché i cittadini elettori sposano e abbracciano un sogno. Io questa amministrazione di centro-sinistra purtroppo sulla capacità di sognare vedo che si è completamente spenta. Perché, ripeto, le aspettative erano tante, però non vedo i progetti che in campagna elettorale erano stati tanto declamati. Vedo una città con meno piste ciclabili di quanto se ne erano promesse. Vedo una città dove gli spazi a verde diventano comunque, nonostante le promesse, sono sempre quelli e forse vanno un po' a peggiorare. Vedo una città che non ha ancora organizzato uno strumento importantissimo che è il piano di governo del territorio, che latita ancora. Ho visto recentemente una maggioranza che ha litigato ferocemente su alcuni aspetti, anche se poi non sono venute fuori tutte queste cose,
per chi non se ne occupa, però vedo che ha litigato furiosamente, per esempio, sulla municipalizzata, sulla ex municipalizzata, la Saronno Servizi, e via di questo passo. Per cui credo che quei sogni, che forse già all'epoca erano difficilmente realizzabili, oggi in una maggioranza che è molto articolata e composita al proprio interno, siano assolutamente irrealizzabili e rimarranno tali. E me ne dispiace, perché su tanti progetti non credo si possa non essere d'accordo su tanti aspetti e su tante cose. Noi li abbiamo sempre criticati anche attraverso i numeri. Perché vede, io la critica più ampia che ho pubblicamente rivolto a questa maggioranza in consiglio comunale era di avere un approccio ragionieristico soprattutto alla tematica del bilancio. Nonostante io faccia questo mestiere, quindi per me sarebbe il pane quotidiano, però vede, io ho sempre pensato che è come dire, il governo nazionale in questo ci dà ampie prove, che il governo di una comunità locale, regionale, statuale o addirittura, adesso parliamo di Europa, quindi continentale, debba passare non attraverso il tecnicismo dei bilanci, ma attraverso il governo politico dei bilanci. Purtroppo noi a Saronno, ed è una critica seria, siamo molto preoccupati dei vincoli di stabilità del bilancio, che per i non addetti ai lavori sono dei numeri che debbono tornare. Ma tornati questi numeri, ho l'impressione che questa maggioranza pensa di aver assolto il proprio compito, ma governare un bilancio è cosa differente, bisogna fare anche delle scelte differenti, cosa che non hanno fatto e che non vedo nemmeno in progetto. Vedete, quando io critico l'assenza del piano di governo del territorio al momento, nonostante se ne faccia un percorso partecipato, declamato come tale, no? Però gli strumenti poi vanno dati in un tempo ragionevole, perché chi è chiamato a governare va bene che abbia l'intento e la volontà di coinvolgere un gran numero di persone, la cittadinanza, però poi a un certo punto arriva la sintesi e questa sintesi non può arrivare troppo in là nel tempo, perché non è più sintesi ma è ritardo. Per cui questa maggioranza è in carica da 2 anni. E ancora noi non sappiamo qual è il suo intendimento nelle scelte che coinvolgeranno questa città sotto il profilo della pianificazione territoriale per tanti anni ancora a venire. E la gestione ragionieristica dei vincoli di bilancio è un altro aspetto che deve essere messo insieme con questa carenza e assenza del PGT. Perché vede, se lei ha uno strumento che governa il territorio, può anche gestire diversamente il bilancio. Può anche ritenere che in momenti di crisi, piuttosto che rispettare in termini ragionieristici il bilancio, si può garantire il rispetto legale del bilancio, ma governare la città anche attraverso scelte differenti. Io le faccio un esempio abbastanza curioso. Hanno indicato nel piano degli investimenti, nel bilancio del 2000 e 11 preventivo, mutuo di 7 milioni di euro per Palazzo Visconti, no? Che l'hanno riproposto pari pari, forse ci hanno messo 500 mila euro in più nel 2012 preventivo, quindi non l'hanno fatto l'anno scorso, dicono di volerlo fare quest'anno, ma non si sa ancora che cosa verrà fuori da Palazzo Visconti. Quindi prima di fare un mutuo di 7 milioni e mezzo su Palazzo Visconti dovrebbero dire cosa vogliono fare di Palazzo Visconti, però c'è una commissione che sta studiando, io rispetto tantissimo chi si impegna in tal senso, però alla fine si arrivi ad una sintesi. Facciamo una scommessa che quel mutuo verrà riproposto nel bilancio preventivo del 2013, pari pari, non faranno niente. Spostamento. Sì, perché tanto non possono farlo, perché non hanno belle idee chiare. Però vede, il succo poi del governo politico di un territorio è questo. Cioè il bilancio è uno strumento che governa un territorio, non è il fine. Perché se io ho rispettato i vincoli di bilancio e ammazzato un territorio, cosa ho Sì, non fatto? resta, Cioè va non tutto resta altro. corretto, preciso, perfetto a Roma, ma poi? È così. Ma non voglio essere solo critico. L'altra sera, perché sembra quasi una geometria dei frattali, la politica italiana in questo periodo, vale a dire la forma più piccola include quella più grande, no? E la replica esattamente. Però
Per cui anche a Saronno abbiamo il problema nazionale. Io l'altra sera sentivo il professore della Cattolica, Giulio Sapelli, che è un economista, che ha fatto un bellissimo intervento dicendo: a monte tu non puoi ammazzare il malato con la cura da cavallo, no? E quindi riscaldando la stanza perché non puoi mettere tasse su tasse su tasse, perché a un certo punto nessuno ce la fa più. Per cui cerca di tenere tempo finché puoi, no? E piano piano comincia a vendere, ad aprire le finestre, cioè a vendere i beni immobili dello Stato, così dai respiro alle persone. Perché se tu continui a tassare le persone, arriva un punto dove non ce la si fa più. Ecco, anche a Saronno, alla fine, il governo politico di un bilancio avrebbe dovuto passare per la capacità di progettare. Quindi, facendo un esempio molto banale, abbiamo degli immobili di proprietà comunale, sono immobili non produttivi di alcunché, anzi addirittura in molti casi costano. Cominciamo ad inquadrarli seriamente in un progetto urbanistico e cominciamo, magari, se riusciamo, a metterli sul mercato, in modo tale che non mettiamo l'IMU, e ve ne accorgerete tutti, io purtroppo già lo so, al 9,8 anche sugli immobili produttivi, perché questo vuol dire ammazzare chi poi alla fine deve produrre. Cioè, è così. Tornando al tema della sua ultima domanda, qual è l'atteggiamento, qual è la critica? È questa, cioè la incapacità sotto certi aspetti di dare un progetto serio, concreto a questa città, passando attraverso gli strumenti che ci sono nel rispetto assoluto dei vincoli di bilancio, ma si può fare. E credo che questo dipenda, francamente, anche dall'articolazione un po' composita di questa maggioranza, che sotto tanti aspetti al proprio interno non trova un meccanismo di coerenza e di sintesi, anche perché fondamentalmente è retta da un partito che è il PD, che al proprio interno ha almeno due componenti radicali, radicate, no? La parte legata al vecchio, detto con estremo rispetto, no? Movimento comunista, e l'altra parte legata invece più ad una provenienza di tipo cattolico. Per cui nel PD queste due anime si sono incrociate, ma non si sono fuse ed amalgamate, questo crea tensioni. Poi a fianco a questi partiti, a questo partito che è il più rilevante in maggioranza, c'è l'esperienza dei socialisti italiani, che sotto tanti aspetti hanno dei punti di distinguo rispetto a questa maggioranza. Poi c'è la Lista Civica, tua Saronno, che in quanto Lista Civica non ha alcun tipo di vincolo di disciplina a livello sovracomunale, quindi giustamente può anche rivendicare temi forti e temi importanti che stanno loro a cuore, anche se francamente io nell'ultimo bilancio li ho un po' presi di mira, perché ho detto che si vedeva poco tua Saronno, anzi si è vista tagliata gran parte del proprio budget, no, e che ha scatenato qualche polemica, ma ci sta. Poi vabbè, c'è la Lista di Pietro, Italia dei Valori, che credo abbiano, come dire, il loro riferimento, ma in questa maggioranza sono assolutamente, mi sembra, allineati e non sono quelli che probabilmente non creano problemi, perché per loro è un'esperienza importante essere in una maggioranza. E tra le varie cose che mi diceva, avevo preparato qualche domanda, qualcuna diciamo che l'abbiamo anticipata. E uno degli spunti era quello per cui mi volevo riferire alla sua esperienza anche nell'amministrazione delle aziende locali. E le volevo chiedere, secondo lei, al di là dei fatti noti degli ultimi giorni, tra l'altro anche Varese News se n'è ancora occupato di Saronno Servizi, magari domanda banale a questo punto. Però come pensa che stiano gestendo la situazione proprio in riferimento alla Saronno Servizi? Francamente male, ma perché non credo abbiano, come dire, facciamo una premessa, vede, Saronno Servizi è una società di diritto privato, una SPA, però la maggioranza assoluta, anzi mi perdoni, la totalità delle azioni è in mano a degli enti pubblici, sostanzialmente al comune di Saronno per il 99%, i comuni con Termini ne avevano una quota pressoché simbolica. Per cui è perfettamente naturale che una società in cui la politica entra, ed è giusto che entri, perché la politica, nel senso nobile del termine, deve occuparsi di queste cose. Quindi è perfettamente normale che la politica decida e dia gli indirizzi. Quello
Quello che però la politica non può permettersi di fare è avere con questo tipo di società i tempi della politica e i riti della politica. Probabilmente quel tempo è finito. Credo che saranno servizi negli ultimi 2 anni, più che la maggioranza o la minoranza, voglio dire, parlino i fatti, ha nominato un primo consiglio nel luglio del 2010. Ci sono state varie vicende di dimissioni e si è arrivato ad un sostanziale nuovo consiglio l'anno scorso, c'è stata già la dimissione del vicepresidente quasi subito e quindi andiamo alla nomina del terzo consiglio in meno di 2 anni. Francamente, come anche detto in un'intervista, mi sembra che sia un modo per rendere ingovernabile una città, o meglio una società partecipata, non è un modo sano di gestire un passaggio delicato, anche perché poi chi arriva deve conoscere i dipendenti, deve conoscere l'ambiente, deve, prima di immaginare astrattamente una strategia, deve calarsi nella realtà e il tempo passa. Però mentre il tempo passa, la società va avanti senza una guida stabile, per gioco forza delle cose, per forza di cose, per forza di inerzia, perché visto i tempi, una cosa assolutamente raccomandabile. Quindi io mi chiedo, non ce lo possiamo permettere in questi tempi? Questa ritualità, questa anche litigiosità che la maggioranza in questa vicenda ha dimostrato, non ce la possiamo permettere, perché si blocca l'attività di una società che per molti aspetti è strategica per il comune di Saronno. Poi magari dovremmo fare un discorso più ampio sulle società partecipate, sul fatto che gestiscano quello che gestiscono oggi come si faceva tempo fa, però probabilmente meriterebbero ben altri approfondimenti. Purtroppo male, ecco, in questa fase purtroppo male. E me ne dispiace perché io sono stato per un brevissimo periodo amministratore di questa società e posso dire che per quanto ho potuto conoscere nell'arco di un paio di mesi, le professionalità all'interno della ex municipalizzata sono di primo ordine, di primo livello, assolutamente. Quindi vediamo, adesso passiamo a un altro argomento, vediamo se il giudizio migliora o meno. Lei è stato anche ex assessore all'ambiente, se non erro per 1 anno durante la giunta Gilli, poi dopo era diventato presidente di Saronno Servizi. Sì, un amministratore delegato, 1 anno e mezzo. Un anno e mezzo, ecco. E da assessore com'è stata intanto la sua avventura, diciamo, da assessore, e cosa ne pensa invece dell'attuale assessore? Allora, comincio questo mandato, mi ricordo, era il 10 di marzo, se non mi ricordo male, del 2007, e venivo da un mese di varicella. Io mi sono preso la varicella a 36 anni, perché mio figlio aveva avuto la varicella a quel periodo, una roba terribile, ero distrutto, quindi mi fanno anche... e sono diventato assessore, quindi cominciavo con le bollicine. Ecco. No, devo dire che l'esperienza in giunta è stata dal punto di vista, diciamo, professionale, per così dire, no? Perché comunque arricchisce anche quello, e personale assolutamente positiva sotto molti aspetti. Perché vede, una cosa è governare una città, un'altra cosa è guardarla dal di fuori, fuori dalle stanze, fuori dai bottoni, fuori dall'amministrazione, e dire sì, ma se fossi lì io farei così, se fossi lì io farei colà. Poi dopo, quando ci si cala in questo gravoso compito, ci si accorge che tanti meccanismi sono più complicati, più articolati, più difficili da gestire, perché la macchina comunale ha una sua forza di inerzia, ha un suo andamento, ci sono regole che debbono essere rispettate e che comunque in molti casi hanno più un contenuto formale che di sostanza, però ci sono. Per cui la mia è stata un'esperienza assolutamente positiva, interessante, perché all'interno di una giunta, con l'attuale sistema legislativo, effettivamente passano gran parte degli aspetti di governo di una città. Infatti lei sa che il consiglio comunale ha una funzione di indirizzo e di controllo, ma poi il potere esecutivo, diciamo così, e quindi la capacità di agire concretamente nella città, è legata all'attività, diciamo, dell'amministrazione elettiva, quindi della giunta. Io ricordo quindi episodi di grandissima importanza e anche responsabilità. Primo fra tutti,
difficile compito legato all'appalto per la raccolta differenziata e all'appalto delle pulizie, quindi difficile compito perché era, probabilmente lo è ancora oggi, il contratto più importante sotto il profilo economico, no? Del comune, anche se io poi non l'ho concluso perché furono in quel periodo nominati gli ATO sovracomunali, quindi ci fu un periodo di cambiamenti normativi. Ricordo egualmente anche la difficile fase di gestione dei servizi pubblici locali legati al ciclo idrico integrato. Il mio assessorato all'epoca era coinvolto su questa, anche su questa tematica, cosa non facile nemmeno quella. E poi ho, come dire, dei ricordi di tutt'altro segno, perché era un assessorato sotto certi aspetti di frontiera, quindi capitava un giorno di doversi occupare quasi dei massimi sistemi e l'altro giorno di dover dar retta alle giuste istanze del cittadino che si lamentava che il suo angolo di strada non veniva adeguatamente pulito, oppure qualcuno aveva lasciato lì le lattine o il sacco dell'umido e non era stato ritirato. Quindi avevamo problemi che nelle caserme si chiamano di minuto mantenimento e problemi di inquadramento generale. Certe volte c'era da star lì dietro a tutte le cose, no? Vedi, io ricordo con grande curiosità, perché poi il mio era praticamente la frontiera del comune su tanti aspetti, ricordo quella bella istituzione che era la bacheca comunale, perché spesso i cittadini attraverso la bacheca scrivevano, segnalavano disservizi e si aprivano i dibattiti, no? Per cui è stato anche un utile stimolo e confronto di quella che probabilmente all'epoca era, nell'esperienza locale, il primo barlume della rete e della partecipazione diretta. C'era già molto diffusa, però partecipazione diretta ai problemi di un'amministrazione, ovviamente, che è cosa ben più complicata, articolata, perché vuol dire anche essere presente sulla propria città, cosa non semplice. Oggi come li possiamo valutare? Sì, intanto ricordiamo che l'assessore Barin, con cui abbiamo parlato qualche giorno fa, è in carica da pochi mesi, sì. Quindi si sta ambientando, infatti anche lui ci ha detto che sta cercando di tirare un po' le fila del discorso in questo periodo. Però anche chi c'è stato prima di lui, ovviamente l'assessore Campilongo con la delega, e anche lui, insomma, come li valuta? Ma vede, io credo che Barin mi pare che sia un po' troppo presto per esprimere un'opinione, anche perché, vede, l'amministrazione. Questa è una vecchia frase dell'ex sindaco Gilli, no? Che però vale sempre la pena di ricordare, che l'amministrazione si esprime per atti, no? Quindi io Barin ancora, almeno come consigliere comunale, non ho ancora visto i suoi atti, cosa propone, cosa proporrà, quindi sulla base di questo noi valuteremo ed esprimeremo le nostre opinioni. Però vede, credo, e io l'avevo detto praticamente subito, credo che abbiano, secondo me, peccato troppo di ingenuità nel pensare che una macchina complessa come l'amministrazione comunale potesse essere gestita solo da 6 persone, di cui per esempio Campilongo non se ne occupa quotidianamente, perché mi pare che l'assessore Campilongo in municipio venga in alcuni giorni e non. Io non dico che un assessore, l'ho fatto anch'io, debba occuparsi quotidianamente, però credo che anche in tempi di ristrettezze economiche avrebbero potuto probabilmente allargare la giunta fin da subito a 8 componenti, con lo stipendio di 6, perché sarebbe sono stato contro il loro programma, e dare la possibilità magari ad un paio di giovani di fare l'esperienza amministrativa in una chiave un po' più protetta. Non è detto che non si possa fare anche oggi, perché sono arrivati al 7º assessore e magari potrebbero arrivare all'8º, inserendo un paio di giovani. Per cui forse il peccato originale era stato quello, fin dall'inizio, di pensare, magari con un pizzico di incoscienza o di leggerezza, che si poteva amministrare con 6 assessori, quando magari al costo di 6 per le finanze comunali avrebbero potuto anche formare all'esperienza amministrativa 2 trentenni, per dire, no? E ce ne sono, soprattutto in tua Saronna, no? C'erano tanti giovani. E magari l'azione amministrativa ne avrebbe tratto più beneficio, più efficacia, più rapidità di scelta, perché è innegabile che
gestire una macchina complessa che ha un bilancio di 60 milioni di euro è molto molto articolato, molto molto complicato e richiede almeno nella fase iniziale un approfondimento dei meccanismi che, spacchettando un po' di più le deleghe, avrebbe potuto essere rivestito in responsabilità personali differenti, quindi persone ulteriori. Quindi credo che probabilmente l'opinione, il giudizio che posso avere dal punto di vista politico dell'assessore Campilongo sia molto condizionato dal fatto che gli è stata data una super delega e forse lui non aveva e non ha tuttora, credo, il tempo necessario per gestirla, perché si occupava prima di ambiente, mobilità, si è occupato di urbanistica, già il PGT da solo avrebbe richiesto una sensibilità ulteriore e via discorrendo. Per Barin è troppo presto ancora, per Barin vedremo. Anche se, e lo dico con simpatia, io Barin lo conosco da, credo, 5-6 anni, perché lui era rappresentante del locale circolo di Lega Ambiente, quindi Barin era, come dire, il cittadino attivo nella problematica ambientale, ma dalla parte opposta rispetto all'amministrazione. Allora sono contento per lui che faccia l'esperienza di amministratore, perché così dall'attivismo ambientale all'amministrazione, al governo della città, è un bel passaggio, è un passaggio importante e delicato, no? Quindi mi aspetto da Barin, per esempio, qualche pista ciclabile in più. Sì, cose di cui abbiamo parlato, in effetti, negli intenti ci sono. Spero che abbia, ecco, in animo la forza di proporle, ecco, qualche pista ciclabile in più, qualche percorso protetto in più. Io francamente, se così fosse, fosse anche solo il mio voto, non glielo farò mancare, purché sia una cosa condivisibile. C'era, devo dire, anche la consapevolezza delle ristrettezze economiche, però c'era anche l'idea di tentarle un po' tutte, insomma. Una volta capito bene come funziona la macchina comunale, poi cercare di veramente di provarle tutte per arrivare a questi obiettivi. Beh, ma è vero che le risorse sono quelle che sono, però c'è anche la possibilità di attivare un progetto più ampio e articolato sul patrimonio comunale, dismettendo quello che non è strategico e reinvestendo questi fondi, no? Sulle cose importanti e strategiche, come per esempio io ho litigato con l'assessore Santo nell'ultimo consiglio comunale, perché gli ho detto: mettete una parte degli oneri di urbanizzazione, non fatele diventare un tabù. Spieghiamolo un attimo: gli oneri di urbanizzazione hanno una destinazione vincolata, no? Cioè gli oneri di urbanizzazione sono il costo che il privato paga per avere un diritto edificatorio. Questo costo, che per il comune è un introito, deve essere scritto in bilancio nella parte legata agli investimenti, perché se io ti do il diritto ad edificare o occupare territorio, utilizzo questo provento che tu mi dai per fare investimenti sul territorio. Quindi è giusto che venga bilancisticamente appostato ad investimento il provento dall'onere di urbanizzazione, dalle concessioni edilizie. Però è anche vero che la legge consente di utilizzarne una quota, addirittura, se non mi ricordo male, il 75%, per investimenti che invece, o meglio, per spese che non sono di investimento strettamente intese. Per cui, voglio dire, questo vale per Barin, vale anche per altre cose. Si può utilizzare una parte, almeno di questi oneri, non tanto per rispettare in modo totemico il vincolo di bilancio, ma nel rispetto di questo vincolo di bilancio si può fare anche qualcosina in più, quindi mettere a posto nella manutenzione ordinaria qualche pista ciclabile che latita o quant'altro. Ecco, io spero che questa giunta finalmente si utilizzi tutte le prerogative di legge a propria disposizione e utilizzi anche parte delle risorse per dare ossigeno a questo malato finanziario che è, non per propri demeriti, il comune di Saronno, ma tutta la nazione, ma dare un ossigeno, come dire, giusto, corretto, non strettamente ragionieristico, ecco, perché ce ne abbiamo ormai fin troppo di tecnicismi a livello nazionale, e l'assenza della politica poi la gente la vede sulla propria pelle, perché quando la politica, quella buona, manca, quella buona di destra, di sinistra, di centro, e non faccio distinzioni, ma la buona politica, quando quella manca, poi dopo ci sono i vincoli tecnici e via discorrendo che non guardano se non agli equilibri di bilancio, ma nessuno si nutre di equilibrio e basta.
Io detto questo, vorrei chiudere la parte dedicata alla politica parlando di buone notizie, facciamo per dire. Lei accennava prima il discorso legato all'IMU. Mi è capitato nei giorni scorsi di sentire un intervento, una trasmissione di Radio 2 Caterpillar, microfono aperto per gli spettatori, e hanno risposto in linea di massima tutti dicendo che è un disastro, insomma, sia per i commercialisti che se ne devono occupare, che per le persone che poi devono anche andare a pagare, quindi la cosa non è molto divertente. Poi ha telefonato un amministratore locale, tra l'altro del comune di Salassa, quindi piccola presa in giro sul nome del comune, però ha dato una notizia interessante, un comune di circa 3.000 abitanti, quindi decisamente più piccolo rispetto al nostro. Però lui dice: noi siamo due impiegati che sono occupati della questione e siamo riusciti a precompilare tutti i moduli F24 e a inviarli a tutte le famiglie in modo tale che almeno questa incombenza fosse, diciamo, a carico del comune e loro dovessero solo, fra virgolette, andare a pagare. E sono riusciti anche, tra l'altro, a modificarli dopo che ci sono state delle circolari che avevano portato degli elementi innovativi nelle ultime settimane. Io le volevo chiedere questo, ecco, un'ipotesi di aiuto del comune, al di là di quello che c'è in questo momento, ovvero le informazioni, tutte le informazioni possibili e immaginabili per aiutare i cittadini. È proprio un aiuto concreto di questo tipo, si potrebbe fare anche a Saronno o è qualcosa di eccessivo, un carico ulteriore per la macchina amministrativa? Beh, bisognerebbe chiederlo all'assessore alla partita, però mettiamola così. Quando ero assessore ho notato una cosa che credo sia una verità di fondo. Più un ente locale è piccolo, contenuto nel territorio, più riesce a dare certe prerogative e certi servizi ai propri cittadini, perché il numero ristretto riduce notevolmente la difficoltà di approntare un sistema valido appunto per una piccola comunità. Quando le comunità diventano molto più ampie, articolate, anche con tipologie e tipizzazioni differenti, credo che sia obiettivamente molto più complicato. L'IMU la pagano i proprietari di abitazione, quindi ci sono situazioni, secondo me, che potrebbero essere gestite a livello amministrativo, forse non calcolando l'imposta a tutti, che è un'ipotesi credo difficilmente praticabile, però magari approntando un servizio che consenta di dare risposte magari ai casi più controversi, a quelli meno facili, meno gestibili, e magari aprendo comunque la disponibilità nel periodo, almeno di avviamento dell'imposta, per assistere chi questo calcolo se l'era fondamentalmente dimenticato, perché il proprietario della prima abitazione oggi paga l'IMU, mentre fino all'anno scorso non pagava più l'ICI perché era la prima casa. Però vede, per fare una roba del genere bisognerebbe avere un quadro normativo che si chiarisca a febbraio, la metà di marzo, perché Infatti. bisogna avere anche il tempo di formare i responsabili amministrativi del comune, dell'ente locale, sul tema. Noi invece abbiamo un'imposta che è stata introdotta di fretta e furia, anticipata di un anno, anche perché vabbè, eravamo in una condizione difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario. Per cui è stata fatta una manovra di corsa con un testo molto poco chiaro, almeno negli inizi, chiarificato da una circolare del Dipartimento delle Finanze dell'Agenzia delle Entrate che è datata, se non mi sbaglio, 19 maggio, quindi a meno di un mese dalla scadenza dell'adempimento. Per cui quello che dice lei è una cosa è una cosa largamente auspicabile, ma temo con grande franchezza che sia difficilmente praticabile man mano che gli enti locali e le comunità diventano più grandi, perché sarebbe una spesa enorme. Da un punto di vista economico, temo anche che in molti casi sarebbe un servizio che graverebbe notevolmente in termini di ore sulle casse comunali e quindi anche in termini di costo. Per cui
Quello che credo si possa fare, magari l'anno prossimo, quando questa imposta sarà un po' più rodata e digerita, sperando che non ci siano cambiamenti, come purtroppo spesso siamo abituati a vedere, magari uno sportello di consulenza a livello locale, a livello di amministrazione pubblica per i casi più controversi o comunque per le situazioni più di dubbio. Difficilmente credo si possa calcolare per tutti l'imposta e mandare i bollettini precompilati. Questo lo si può fare quando le situazioni sono stabili, ma non credo in una fase di avviamento dell'imposta, perché le complicazioni sono notevoli. Anche perché poi abbiamo questa prima rata, poi c'è chi deciderà due rate o tre rate Certo. e soprattutto abbiamo l'ultima rata su cui incombe la È una. spada di Damocle della rivalutazione catastale e lì sinceramente Sì, è si viaggia un un'imposta po' a vista. strana perché sì, dal punto di vista della tecnica, come dire, tributaria è abbastanza singolare che si introduca un'imposta senza sapere poi, nel momento in cui la si pianifica, quanto gettito darà, perché il governo si è riservato la facoltà di definire le aliquote entro il 10 dicembre, la scadenza è il 17 dicembre, il 16, non mi ricordo più, quindi immaginiamo che cosa. Per cui, vede, è un'imposta segno dei tempi che viviamo. Quindi, siccome siamo arrivati al punto dove forse nessuno ci faceva più credito a livello di sistema paese, se non avessimo fatto alcune cose, abbiamo dovuto di corsa fare alcune cose. Forse non le abbiamo fatte bene, o almeno adesso secondo me alcune cose andrebbero corrette, però è quello che è, un segno dei tempi purtroppo che ci porteremo avanti, almeno fino a tutto quest'anno, con qualche patema e qualche angoscia, perché potrebbe cambiare fino al 10 dicembre. Quindi è molto molto singolare, francamente, da questo punto di vista. E io, proprio per andare invece a chiudere tutta la nostra intervista, la nostra chiacchierata, dopo aver dato questa bella mano di ottimismo, le volevo chiedere invece cosa si sente lei di dire, come fanno un po' tutti i nostri ospiti, ai cittadini saronnesi, per dare così un po' di speranza anche per il futuro. Ma vede, io fondamentalmente a 42 anni, due figli piccoli, non posso che essere ottimista, non di un ottimismo ingenuo, ecco, ma comunque di un ottimismo con una dose di sano realismo. Io credo che oggi siamo ad una svolta. Una di quelle che i sociologi chiamano, gli storici, una curva della storia. Quindi abbiamo avuto un percorso lineare per tanti anni, adesso invece siamo ad una svolta. Quello che posso dire, francamente, è che forse eravamo abituati a vivere secondo un certo stile, un certo tenore di vita, ad aspettarci alcune cose. Oggi queste cose sono in discussione. Questa vicenda può essere, questa curva della storia può essere vissuta con un senso di grande disagio e di grande crisi, ma anche come una grandissima opportunità. Io vorrei dire ai cittadini saronnesi, soprattutto a quelli più giovani, di investire su loro stessi, sulla propria formazione, sul proprio percorso formativo, di non aver paura di rischiare, perché a 20 anni, a 22 anni, a 24 anni si può sbagliare. E non succede nulla. Quando non si hanno vincoli particolari, quando non si hanno figli, quando non si hanno matrimoni, quando non si deve, come dire, pagare il mutuo tutti i mesi, ma si può magari investire sulle proprie forze e sulle proprie risorse, ecco, io vorrei dire rischiate su voi stessi, investite su voi stessi, formatevi quanto più potete. Immaginatevi un percorso che potrebbe anche essere fuori dall'Italia, un percorso all'estero, immaginatevi qualcosa di differente, perché noi siamo, da questo punto di vista, una grande nazione, un grande paese che credo debba recuperare nel proprio DNA culturale questa consapevolezza.
Quindi il messaggio di ottimismo che posso dare è proprio questo, crediamo in noi stessi, ma soprattutto i giovani, crediate voi in voi stessi, perché non sta scritto da nessuna parte che quello che è stato garantito debba esserlo ancora in futuro, però non sta scritto nemmeno da nessuna parte che siamo condannati ad un lento ed inesorabile declino. Io a questo non credo, mi rifiuto di crederci perché nella competizione delle nazioni e dei sistemi economici, questo paese ha tante belle cose da dire, ne ha dette tante, ha tante altre belle cose ancora da dire. Certo, bisognerebbe che, sotto molti aspetti, tornasse, e anche questo spero che sia un bel messaggio di ottimismo, un buon modo, per quanto mi riguarda, visto che mi avete intervistato anche e soprattutto nel ruolo di esponente politico, ecco, tornasse una buona politica. Perché poi hai voglia di darne di speranze e di belle parole, quando poi i fatti concreti che vengono determinati dalla politica vanno in tutt'altra direzione. Allora io con questo messaggio importante di speranza e anche con questa stoccatina finale per la politica in genere, con la speranza che sia sempre migliore, ringrazio il nostro ospite Luca De Marco e lo ringrazio dell'ospitalità e della gentilezza dimostrata questa sera Grazie. e vi do appuntamento alle prossime interviste con Piero da Saronno.